Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi vi volevo far vedere il metodo che ho utilizzato per realizzare una piccola parte del costume del Cavaliere Oscuro. Ma prima di tutto vediamo come è fatto questo costume da avere un'idea su come muoverci. Come potete vedere, il costume del Cavaliere Oscuro è un pelino diverso da quello degli altri Batman. È composto da tanti componenti singoli applicati a una calza maglia molto spessa. Le parti un po' più difficoltose saranno giusto il petto, gli addominali, la zona delle scapole e le spalle. Queste sono le zone un po' più complicate dove andremo a utilizzare la plastilina dei gas. La mia intenzione è quella di fare tutti questi componenti in lattice, quindi li andremo a costruire tutti quanti, creeremo degli stampi in gesso e nel video di oggi direi di partire dalla parte più complicata, che secondo me è il petto, la zona degli addominali. Prima di iniziare vi do un consiglio: quando uscirà il componente in lattice dallo stampo, lui tenderà a rimpicciolirsi un po', quindi vi consiglio nel momento in cui andrete a costruire il componente di rimanere con le misure leggermente un po' più grandi, direi di anche un centimetro. Dopo questo vi lascio le immagini, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!